Vamos. Per regalo da trovare sotto il letto, qualche fiore eccezionale o qualche frase che ho già detto, come quella volta in treno che guardavi dal finestrino, t'ho viste avvicinandomi, cominciai a fare il cretino. Che ore sono, quanti anni hai, davvero sei di Milano? Ho una zia che vive a Brescia, certe volte il mondo è strano. Cosa vorresti che dicessi adesso che ci frequentiamo? T'accontenti di ti voglio bene oppure vuoi proprio ti amo? T'ho comprato un cagnolino che abbaiava raramente, ma da quando sta con te si è già mangiato tanta gente. Lo sapevo che eri strana, però non capivo quanto, e da quando stiamo insieme 2, 3, 4 volte ho pianto. Cosa vorresti da mangiare? Siamo andati al ristorante, sembra non ti piaccia niente, pure di cose erano tante. Allora siamo andati al mare, così almeno ti rilassi, e invece è troppo caldo, così anche lì mi stressi. Andiamo via, ti prego, andiamo a casa, ti farò impazzire, ma poi sei troppo stanca, hai mal di testa e puoi dormire. Però mi piaci, mi piaci, andati in birreria, 4 chiacchiere, una tinta, anche lì neanche a farlo apposta hai avuto da ridire, perché la musica era troppo alta e hai chiamato il cameriere. Questo posto mi fa schifo, guarda un po' che serataccia, lui ovviamente si è incazzato e ha dato a me un cazzotto in faccia. Però mi piaci, mi piaci, che ci posso fare? Si sentiva troppo sola, viene a stare un po' da noi che una settimana vole così. Sono 2 anni che mi stressa ogni mattina, dice che lo fa per noi, alle 5 già in cucina, che prepara non so cosa gli dirà quella sua testa. Sono 2 anni di tortura, dice vado invece resta. Però mi piaci, mi piaci, che ci posso fare? Ci ho creduto veramente, eri bella come il sole, il resto non contava niente. Però adesso hai esagerato, ci ho pensato di nascosto, anche il sole a volte brucia e accanto a me non c'è più posto. Ma perché quel giorno che t'ho vista fui così cretino? Se potessi tornare indietro ti butterei dal finestrino.